Allora, mi do una dritta su come catalogare tutto quello che c'è su YouTube, libri, dischi, fumetti, DVD, giornali, riviste. Allora, il metodo è questo: salvate tutto quello che c'è, non c'è bisogno che lo scarichiate, basta che digitate salva. Con titoli che si possono riconoscere facilmente, Elvis Presley, Le ultime novità, Umberto Eco, 1, 2, 3. E salvate fin quando ce ne sta, poi passate ad un altro cellulare nuovo, poi un altro ancora. Alla fine vi fate una discoteca che con i controcazzi. Friedrich Durrenmatt, Giustizia. Ordini dati a bassa voce, disposizioni. Quindi salvarono il morto che aveva il viso sporco di salsa e la barba impiastricciata di fegato d'occhio e di fagiolini, lo deposarono sulla barella e lo portarono via in ambulanza. Non appena ebbe permesso di sparecchiare, trovò gli occhiali d'oro montati a giorno, sprofondati nella rosti. A questo punto l'avvocato distrettuale cominciò a interrogare i primi testimoni. Probabile colloquio numero uno. Non appena le cameriere si ripresero e lentamente i clienti esitando si sedettero, non appena alcuni di loro ricominciarono a mangiare, comparvero anche i primi giornalisti. Il sostituto procuratore si allontanò per conferire in privato con il comandante della dispensa. Nella dispensa accanto alla cucina dove li avevano condotti. Voleva restare per un momento solo con il comandante senza testimoni. Era necessario organizzare e tenere un giudizio universale. Il breve colloquio accanto agli scaffali con pane, conserve, fiaschi d'olio e sacchi di farina non ebbe un esito felice. Secondo l'esposizione dei fatti che il comandante fece in seguito davanti al Parlamento cantonale, il sostituto procuratore chiese l'impiego massiccio della polizia. A che scopo, obiettò il comandante, che si comporta come coller, non intende fuggire. Possiamo tranquillamente arrestarlo a casa. Germania fu molto energico. Mi è lecito ad aspettarmi che lei tratti Collar come qualsiasi altro delinquente. Il comandante tacque. Quell'uomo è uno dei cittadini più ricchi e più nati della città, prosegue Germania. È nostro sacrosanto dovere, una delle sue espressioni favorite, procedere con la massima severità. Dobbiamo evitare qualsiasi impressione di favoreggiamento. È nostro sacrosanto dovere evitare spese inutili, dichiarò il comandante con calma. Niente allarme generale? Penso di no. Il sostituto procuratore fissò la fettatrice.